Quando sono gli uomini a essere vittime di maltrattamenti o violenze da parte delle donne, di questo vogliamo parlare anche con un pizzico di coraggio, se volete, in questo nuovo appuntamento con In Cronaca, senza voler sminuire il terribile fenomeno della violenza sulle donne, ci mancherebbe altro, ma la storia che vi vogliamo raccontare questa sera dimostra come c'è un'altra fetta di questo terribile e drammatico fenomeno che va comunque raccontata, anche perché, lo diciamo anche con un pizzico di rammarico, lì dove ci sono tutte le tutele nei confronti delle vittime donne e sono tutele sacrosante, le stesse tutele non ci sono da parte degli uomini vittime. La storia di questa sera che vi vogliamo raccontare è la storia di William Pezzullo, che nel settembre del 2012 è stato sfregiato con l'acido dall'ex fidanzata Elena Perotti, che si è fatta aiutare da un amico, Dario Bertelli. Tra poco lo avremo in collegamento Skype, ma intanto voglio presentarvi gli ospiti che questa sera con noi parleranno di questo tema. In particolare Glenda Mancini, giovane criminologa pescarese, il suo nome è noto in tutta Italia perché è stata lei a realizzare questo secondo libro, ne aveva già scritto un primo, Anche le donne uccidono quando è l'uomo a subire. È diventato un vero e proprio caso letterario, ne parleremo con lei. Eccolo qui, ringrazio Diego Martelli alla telecamera e Dino D'Angelo in regia. Parleremo con Glenda di questo suo lavoro interessantissimo che è diventato, ripetiamo, un vero e proprio caso nazionale. Parleremo di casi specifici anche con l'investigatore Gabriele Di Scipio, presidente regionale di Federpol. Con lui, insomma, cercheremo di affrontare il tema. Ma il protagonista di questa sera, e lo salutiamo subito, è assolutamente William Pezzullo in collegamento Skype. Ciao William. Ciao, ciao a voi. Allora, la storia di William rapidamente l'ho introdotta all'inizio, nel 19 settembre del 2012 è stato sfregiato con l'acido al volto dalla sua ex fidanzata Elena Perotti che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione. Per fare questo si è fatta aiutare da Dario Bertelli. William, ci vuoi raccontare, per quanto insomma rendo conto che è delicata, tra l'altro la tua storia è stata affrontata anche dalla trasmissione Amore Criminale, ma anche da altre trasmissioni nazionali. Che cosa successe quel terribile 19 settembre del 2012? Allora, io stavo rientrando a casa all'incirca verso le 23:30 e avevo da poco parcheggiato la macchina e mi sono trovato davanti a queste due persone con passo in montagna abbastanza pesanti di scuro che mi hanno aggredito. La persona più massiccia mi ha dovuto però alle spalle mettendomi un braccio intorno al collo e con la mano mi ha rubato i capelli e il viso verso l'alto. E l'altra persona è uscita dalla porta che andava verso il condominio con un secchio di acido e mi ha rovesciato addosso. A quel punto ho cercato di fare il meglio possibile, di salvarmi, e ho corso per questa tromba di scale dove sotto abitava la mia amica alloggiavo, che mi ha aperto la porta e fortunatamente mi ha prestato soccorso. William ha dovuto subire, pensate, 30 operazioni chirurgiche, di chirurgia plastica, praticamente da un occhio non ci vede più, ha subito danni davvero gravi, gravissimi. 30 operazioni, cure anche abbastanza costose, nessuno è venuto in tuo aiuto, ci sembra di capire, William. Purtroppo no. Pensavo ci fosse una giustizia e cioè, a quanto pare non c'è stata. E La anche a tua. livello economico poi abbiamo dovuto andarci da soli perché è stata una catastrofe totale.
La tua storia è ovviamente simile a quella di Lucia Annibali piuttosto che di Jessica Nodaro. Loro hanno ricevuto assistenza e sostegno, come giusto, ripetiamo, sottolineiamo, importante questo, hanno ricevuto il giusto sostegno, ma quel sostegno andava garantito anche a William. Tu in questi anni, ormai sono passati già 6 anni, in questi anni ti sei battuto molto per questo e hai ottenuto ben poco. Assolutamente sì, anche perché, soprattutto a livello di risarcimento, perché gli aggressori erano nullatenenti, soprattutto nullatenenti, e il problema è che io in questi 6 anni ho dovuto affrontare tutte le spese che mi hanno portato appunto sul lastrico. Elena Perotti non si era rassegnata alla fine della vostra relazione. Tra l'altro lei adesso non so qual è la situazione attuale, so che è stata posta ai domiciliari, ha avuto anche lei ovviamente delle ripercussioni, ma è giusto che sia così in qualche modo, anche perché lei ha dei figli che forse gli verranno tolti se non gli sono già stati tolti. Da questo punto di vista tu pensi di aver ottenuto giustizia, almeno stando alla pena comminata sia Elena Perotti che a Dario Bertelli? Assolutamente no, anche perché la pena che mi è stata data, a parte che è pochissima, perché 8 anni di prigione sono veramente pochi, per chi si permette di rovinare in questo modo una persona, e soprattutto per il fatto che comunque in carcere non è mai entrata, perché è stata collocata in una comunità inizialmente, adesso so che è domiciliare a casa del marito, quindi se questa è giustizia, sinceramente non so cosa dire. Lei sostanzialmente un po' ha ripetuto quello che sono i deliri di persone che agiscono in questo modo. Se non posso averlo io, non lo potrà avere più nessun altro. In sostanza, e questo è stato l'elemento che ha scatenato la sua violenza. Sì, era proprio la sua intenzione. Alla fine non c'è riuscita, però. Perché sì, mi hanno rovinato esternamente, però io dentro rimango comunque la passione di prima. E quindi sono dentro nel sentito. Tra l'altro, William, è anche interessante sottolineare questo aspetto. Questo è stato l'episodio ovviamente più grave e drammatico, ma tu già stavi subendo dei maltrattamenti e degli atti di vero e proprio stalkering già da qualche tempo, no? Sì, prima che successe l'aggressione ho passato 9 mesi di stalking effettivo, dove mi controllava il telefono, la trovavo fuori dal bar dove lavoravo, in discoteca dove andavo con gli amici, la trovavo da qualsiasi parte, oltre a aver subito anche della violenza fisica da parte sua, perché è successo parecchie volte come mi messe le mani addosso, rigate sulla macchina, gomme bucate, un sacco di episodi di questo tipo, fino poi a arrivare alla versione finale che sinceramente non mi aspettavo. Tu avevi già effettuato delle denunce per questo? Non ho mai denunciata, anche perché io sono in compagnia con i carabinieri del paese che mi avevano, tra virgolette, rassicurato che prima o poi sarebbe finita di riappacificarci un po' verbalmente, però alla fine non è andata così. La grande forza di William, che in questi anni non si è mai arreso e insomma ha sempre portato avanti la sua battaglia. William, tu hai anche creato un'associazione a sostegno di voi vittime uomini, no? Sì e no, nel senso, è stata creata una onlus che si chiama William, doveva occuparsi di queste cose, poi alla fine ci sono stati dei problemi e è ancora lì fermo, purtroppo non è ancora attivo. Più avanti spero di poterla poi aprire dal tutto affinché si possa poi ricevere anche delle donazioni per aiutare le persone coinvolte in fatti simili al mio e anche no.
Ecco, io William, in questo dialogo con te voglio anche in qualche modo servirmi delle esperienze, delle competenze di Glenda e Fabrizio. Glenda, la storia di William è davvero incredibile. Non so, tu volevi fare una domanda o comunque dire la tua su questa incredibile vicenda? No, io quello che ammiro molto William ed è vero quello che ha detto, nel senso che ha provato a distruggerlo, ma la forza di questo ragazzo è proprio il fatto di rimanere comunque se stesso, di essere consapevole che la vita comunque non è finita. So anche che si è rifidanzato, non so se si può dire, però questo mi rende felice e spero. Vedo comunque che il sorriso non l'hai perso e credo che sia la cosa più importante. Io nel mio piccolo provo ad aiutarlo con la mia battaglia, che tra l'altro è parallela alla sua. E quando parliamo di battaglia, parliamo perché va sottolineato, dobbiamo parlare di violenza di genere, perché questo è il termine giusto, anche riconosciuto da centri antiviolenza seri, perché purtroppo ci sono anche centri di violenza meno seri. Gabriele, che insomma tu hai un'esperienza investigativa molto importante da questo punto di vista, che cosa ti fa venire in mente la storia di William? Ma questo fenomeno noi nei nostri casi l'abbiamo riscontrato quasi simile a quella sua e quindi dico che effettivamente non è il solo che ha subito questo tipo di violenza e ha questo tipo di problema, è un fenomeno all'ordine del giorno, quindi auguro anche a lui tanta forza e tanto coraggio di andare avanti perché questa è una problematica che comunque dovrà essere risolta e va risolta anche se è possibile con il supporto di noi investigatori, insomma. William, chi è oggi William Pezzullo? Bella domanda. Diciamo che è la stessa persona di prima, solo con un po' più di consapevolezza nel conoscere le persone che ancora non si conoscono. Tu ti sei rifatto una vita, ci diceva Glenda, c'è una persona al tuo fianco, ecco, anche lavorativamente stai cercando di ripartire, no, in qualche modo. Diciamo di sì, dal punto di vista lavorativo no, perché purtroppo non c'è nessuno che mi offra il lavoro e probabilmente non c'è neanche mai speranza per il futuro, perché ho una disabilità abbastanza importante che purtroppo non mi permette di svolgere nessuna attività. Dall'altro punto di vista, invece, dal punto di vista dell'amore, invece sì. Lì fortunatamente trovo una ragazza che non si ferma all'apparenza estetica e quindi diciamo che su questo punto sono rimasto anche a ragazzi. Tra l'altro, William, tu devi ancora sottoporti a degli interventi, ne hai già subiti 30, ma voglio dire, questo aspetto non è ancora del tutto concluso, no? Sì, esattamente, ne dovrò fare appunto stando ciò che dicono i medici e le altre 15-20 operazioni. Spero appunto di ripartire a breve perché sono stato fermo un annetto proprio a causa dei fondi, perché il Servizio Sanitario Nazionale passa tutti quegli interventi per salvarti la vita, ma purtroppo il resto, quell'estetica non li passa e quindi siamo un po' alla ricerca di fondi per raccontare anche tutti gli altri. Ecco, da questo punto di vista vogliamo dare anche qualche riferimento per chi volesse in qualche modo anche sostenerti in questo. Sì, io in realtà noi, perché è stata Nama poi all'epoca, abbiamo aperto una pagina Facebook che si chiama Io sto con William, si può trovare tranquillamente, dove all'interno ci sono proprio tutte le credenziali per poter effettuare una donazione per chi volesse aiutarmi. William, lasciamoci con un'ultima considerazione, insomma, noi da parte nostra speranza, insomma, di aiutarti in tutto quello che possiamo, ma ecco, se vuoi lanciare un ultimo appello prima di salutarci. Allora, io vi ringrazio tantissimo e l'unica cosa che voglio dire è che la violenza non ha senso. Tutto qua. Grazie, grazie William.
Noi ti salutiamo, buona fortuna, buona vita in tutto e con la tua forza e il tuo coraggio certamente ci riuscirai. Lo ricordiamo, la pagina Facebook, ricordiamola ancora una volta William, per chi volesse aiutare William. Deve andare semplicemente a digitare su Facebook, io sto con William e poi appare la mia pagina Facebook e ci sono tutte le credenziali per poter fare una donazione. Perfetto, grazie, grazie William, buona grazie giornata. Grazie mille a voi. E buona vita a te. E allora, questa è la storia di William Pezzullo che abbiamo voluto raccontare. Chiaramente è una storia forse tra le più eclatanti, ma non è l'unica. Lo ripetiamo, il fenomeno della violenza di genere è abbastanza diffuso. Si parla giustamente della drammaticità della violenza sulle donne, purtroppo di vittime ce ne sono tante e troppe, ma quello che noi vogliamo dire sommessamente è che ci sono anche uomini vittime dei maltrattamenti, violenze domestiche e quant'altro. Dicevamo, questo libro di Glenda Mancini, Anche le donne uccidono quando è l'uomo a subire. Tu hai fatto una lunga ricerca in questo, un lavoro che tra l'altro dura da tanti anni. Noi parlammo con te anche 4 anni fa per la tua prima pubblicazione proprio qui a Rete 8. Quali sono i dati che hai raccolto e come si è svolta la tua ricerca? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, questo è il secondo libro proprio sul tema della violenza domestica a danno degli uomini, mentre nel primo quello che si è cercato di fare è di capire innanzitutto se il fenomeno, il problema, come lo si voglia chiamare, esistesse in Italia oppure no, perché in realtà non esistono dati scientifici al riguardo. Quindi si è messo un sondaggio online al quale abbiamo ottenuto circa 700 risposte e da qui appurato quindi che è innegabile che gli uomini subiscono violenza, si è cercato di capire chi è la donna violenta, come agisce, quali sono le motivazioni e se ci siano o meno similitudini rispetto a quello che è l'unico profilo che attualmente abbiamo, cioè riferito a quello dell'uomo carnefice. Questo anche grazie all'aiuto di una neurologa che è Veronica Cardin e al centro antiviolenza Anchila, che attualmente è l'unico in Italia che aiuta anche appunto gli uomini vittima di violenza. Ecco, in questo sondaggio che avete effettuato, che storie vi sono giunte? Beh, ci sono tantissime narrazioni, anche perché la violenza, lo ricordiamo, non è solo quella fisica, anche se è quella immediatamente visibile, ma esistono diverse forme, tra cui ricordiamo la violenza psicologica, economica e sessuale. Ovviamente l'uomo è maggiormente vittima di situazioni in cui sono più forti la violenza psicologica e quella economica, quasi in tutti i casi di separazione, ma questo non vuol dire che non esistano anche casi di violenza fisica, anche cruenti, ad esempio posso dire che nella maggior parte dei casi l'arma utilizzata è il pugnale da parte delle donne, no? Questo per quanto riguarda appunto gli articoli di cronaca, che ovviamente va detto non raccontano in realtà il fenomeno per intero. Basta pensare che io sono riuscita a raccogliere circa 98 articoli da testate nazionali e locali, mentre nella sola procura di Milano nel 2014 sono state raccolte 198 denunce per maltrattamento. Quindi questo ci fa rendere conto che si parla in realtà della punta di un iceberg. 198 denunce, pensate, solo la Procura di Milano, immaginiamo noi che numero ci sarebbe da raccogliere per quel che riguarda il territorio nazionale. Ovviamente ci sono state delle reazioni a questa tua pubblicazione, reazioni positive ma anche reazioni negative. Le reazioni negative consistono fondamentalmente nel denigrare il lavoro che si sta cercando di portare avanti, sostenendo che parlare di violenza degli uomini significhi in qualche modo sminuire la violenza delle donne. E in realtà
il mio intento e di tutte le persone che come me si occupano di questo problema, di questa realtà, è molto lontano dal voler sminuire la violenza sulle donne. Semplicemente ricordiamoci che la violenza domestica non si risolve solo nel femminicidio, che sono diverse le vittime, non solo gli uomini ma anche i bambini, così gli anziani, e sarebbe opportuno occuparsi di tutte queste figure, quindi di tutte le relazioni che poi si possono venire a creare, per essere in grado di garantire la stessa tutela indipendentemente dal sesso di appartenenza di vittima o carnefice, che è quello che attualmente purtroppo sta accadendo. Ed è un po' questo il nostro scopo, ripeto, l'ho detto all'inizio, ho fatto bene adesso Glenda a ricordarlo, ma lo ricordo ancora una volta. Non vogliamo essere tacciati da parte di chissà chi, di persone che vogliono in qualche modo giustificare o sminuire la violenza contro le donne, ci mancherebbe altro. Ce ne siamo occupati noi di In Cronaca in tantissime puntate. Quello che vogliamo sottolineare è che quando si parla di tutele in questo paese, bisogna pensare a tutele a 360 gradi, siamo tutti cittadini uguali, per cui ci chiediamo perché giustamente vittime di uomini, quindi donne, ottengono delle tutele, dei risarcimenti adeguati, perché questo non avviene anche quando le vittime sono gli uomini. Vi abbiamo raccontato la storia di William Pezzullo, che è abbastanza emblematica da questo punto di vista. Gabriele Di Scipio, nella tua attività ovviamente ti sarai occupato anche tu di vicende simili, no? Sì, sono stati dei casi particolari che devo dire in un certo senso rispecchia anche quello di William. Un'attività di indagine investigativa svolta per infedeltà coniugale, una volta è stato riscontrato che l'ex marito subiva veramente una vera violenza psicologica da parte dell'ex moglie. Violenza perché lo ricattava per avere dei soldi, ricatti che poi si trasformavano in dispetti, minacce. Addirittura la ex moglie utilizzava i propri figli che gli erano stati affidati provvisoriamente dal giudice come scudo e ricatto per avere dei soldi. Violenza psicologica che poi si è tramutata in una vera violenza fisica, perché addirittura la donna insieme al suo ex compagno fece una vera e propria spedizione punitiva nei confronti dell'ex marito proprio per avere dei soldi. Diciamo c'è stato un vero pestaggio dell'ex marito, pestaggio che si poteva tramutare in un vero e proprio tentato omicidio, e quindi diciamo che in questo caso qui la figura dell'uomo nei confronti della donna è stata diciamo molto più debole, tant'è che noi nella nostra attività poi abbiamo svolto un tipo di attività di investigazione, addirittura di protezione del soggetto, quindi diciamo che è un caso che riscontriamo comunque notevolmente tutti i giorni, soprattutto quando facciamo attività di indagine sulle infedeltà coniugali. Ecco, il fenomeno come è vissuto, se parliamo ovviamente di investigazioni private, però ecco, il fenomeno come è vissuto anche dalle autorità competenti e quant'altro, c'è, non so, diffidenza oppure... Per quanto riguarda il discorso delle autorità, perché poi chiaramente noi che facciamo? Noi relazioniamo alla parte tutto ciò che accade e poi chiaramente la parte insieme al proprio difensore, al proprio legale, decidono se esporre delle denunce, quindi utilizzarlo come materiale per un'eventuale trattazione, separazione consensuale o non, o giudiziale, quindi in questo merito noi non entriamo, però non abbiamo visto che sono state da parte dell'uomo poi denunce nei confronti della donna. Ecco, forse questo aspetto manca, no Glenda? Cioè, le donne giustamente sono magari anche più portate a denunciare, anzi sono in atto delle campagne, lo sottolineiamo anche noi, importanti, di invito alle donne che subiscono violenza: dovete denunciare i vostri compagni violenti. Però ecco, a parti inverse c'è magari anche più, vergogna. Sì, sono resti. Allora, volevo dire che William ha detto una cosa molto importante. Effettivamente dice la violenza non ha sesso e
E purtroppo però, come stavo dicendo anche prima, oggi sembra non essere vero, no? Tanto che anche le campagne di sensibilizzazione che vengono fatte sembrano quasi sempre voler sottointendere che tutti gli uomini sono carnefici. Emblematica, la riporto sempre, è la pubblicità di Oliviero Toscani, dove abbiamo un bambino e una bambina nudi, sotto il bambino c'è scritto carnefice, sotto la bambina c'è scritto vittima, no? Come se fosse il genere già a determinare poi la categoria d'appartenenza. E anche a causa di questo atteggiamento, no, che si usa soprattutto anche da parte dei media, che oggi gli uomini hanno difficoltà, forse anche più delle donne, a denunciare, anche perché per le donne sono state fatte molte campagne di informazione, di sensibilizzazione, e per fortuna queste ancora avvengono. Per gli uomini ancora non si incomincia, forse adesso, ecco, proprio nell'ultimo periodo si sta incominciando un po' anche a raccontare di una realtà che può essere diversa rispetto a quella che viene quotidianamente appunto raccontata. Ed è interessante infatti andare anche poi a vedere i dati che è stato possibile raccogliere dallo studio, perché ci si sorprenderà probabilmente nel notare che non esistono poi tante differenze né dal punto di vista del carnefice, questo parliamo senza fare riferimento appunto al genere, così anche per la vittima. L'unica differenza che possiamo annoverare è, per esempio, il modo in cui viene percepita la violenza fisica dall'uomo e dalla donna. Infatti è difficile che un uomo riconosca come violenza uno schiaffo tirato in zone diverse rispetto ai genitali o al volto. E anche per quanto concerne la dipendenza economica, è un fattore che incide meno, è più probabile che sia una donna infatti a dipendere economicamente dall'uomo. E non è questa quindi una delle paure principali, ma piuttosto di perdere la relazione con i figli, che tante volte vengono utilizzati, come diceva anche il dottor Gabriele, come appunto strumento di ricatto. Ricordiamo che circa l'80% delle denunce concernenti abusi sul minore all'interno di separazioni e divorzio poi risultano essere false. E vorrei anche meditare un secondo su quello che significa poi nella vita pratica della persona che si vede arrivare un'accusa di questo tipo, di questo calibro, insomma. E quello che mi auspico è una ricerca più approfondita a 360 gradi, anche perché l'unica a quale facciamo riferimento oggi è quella dell'Istat, dove le domande si presentano piuttosto tendenziose. Per fare un esempio, hai mai ricevuto una critica dal partner per l'abbigliamento che porti? Ecco, magari rivolgendo la stessa domanda agli uomini avremmo probabilmente lo stesso numero di risultati. In realtà è stato fatto dall'Università di Siena insieme ad alcuni ricercatori, tra cui cito Fabio Nessola, è stato fatto e non è un caso che circa 5 milioni di uomini risultano poi essere vittime di violenza domestica, paradossalmente. Certo, allora noi abbiamo provato a fare il nostro, vi abbiamo raccontato la storia di William Pezzullo e vi abbiamo cercato di aprire lo sguardo su un fenomeno che è quello della violenza di genere, non solo quello della violenza sulle donne. Ricordiamo anche, ma siamo in chiusura quindi dobbiamo essere davvero brevissimi, che così come ci sono centri antiviolenza a sostegno delle donne e magari ci sono anche centri dove aiutano gli uomini a guarire da questo punto di vista, questa stessa cosa manca. Non ci sono centri antiviolenza specifici a tutela degli uomini vittime, così come non ci sono centri per l'aiuto donne che, come le definisce Glenda, carnefici. Quindi speriamo che ci sia in qualche modo un cambiamento, soprattutto culturale da questo punto di vista, nel nostro paese, e che di storie come quella di William Pezzullo davvero non ne dobbiamo raccontare più. Io ringrazio Glenda Mancini. Grazie a te. Ringrazio Gabriele Di Scipio, presidente regionale di Federpol. Ringrazio Diego Martelli alle camere e Dino D'Angelo in regia. Ringrazio tutti voi. In cronaca si ferma qui per questa stagione, per dare spazio a una nuova trasmissione. Ci rivediamo, se volete, con la quarta stagione di In cronaca. Buonasera a tutti voi.